usiamo la prudenza perché manca ancora il voto decisivo di lunedì, quindi dobbiamo essere fiduciosi visto come sono andati i voti degli scorsi giorni, ma comunque cauti. Se lunedì sera, come io mi auguro, arriveremo davvero ad approvare definitivamente l'Italicum, secondo me sarà un passaggio fondamentale, non soltanto perché finalmente avremo una legge elettorale che funziona e che mette davvero in un cassetto il Porcellum definitivamente e supera anche la sentenza della Corte Costituzionale, ma dimostreremo ai cittadini di essere in grado di rispettare gli impegni e forse ricominciare a costruire anche quel rapporto di fiducia indispensabile tra chi fa politica e i cittadini italiani. Ovviamente mi pare insomma coerente che Forza Italia, che ha votato questa legge elettorale fino a 3 mesi fa al Senato, oltre ad averla votata alla Camera, adesso immagini di raccogliere le firme per un referendum. Però vedremo, è una sfida che non ci spaventa, saranno i cittadini a decidere. Noi diciamo no all'eterno rinvio, alla politica del ci penserò domani, e ci assumiamo le responsabilità di questa decisione. E io credo, e lo dico con tutto il rispetto che si deve a personalità importanti del nostro partito che tanto hanno fatto per il nostro partito nella storia del PD, che secondo noi dobbiamo imparare anche a rispettarci di più come partito. E se c'è un 90% del nostro gruppo alla Camera che chiede di andare avanti sulla legge elettorale e di non cambiarla perché questa legge elettorale funziona, io credo che sia una regola democratica che l'altro 10% accetti la scelta del 90% del gruppo. Raffaella ha fatto le primarie, ha combattuto ovviamente presentando un programma per dare una scossa anche alla regione Liguria e ha vinto con un'investitura ampia dai nostri elettori. È la nostra candidata, è l'unica candidata del Partito Democratico per la presidenza della regione Liguria e noi sicuramente la sosteniamo in questa battaglia. Il fatto che sei indagata non mi disturbo. L'indagine, come sappiamo, io sono avvocato, quindi sappiamo che è un atto di garanzia per chi è sottoposto a delle indagini, che non equivale ovviamente ad una sentenza di colpevolezza. La magistratura farà il proprio lavoro, noi ci fidiamo ovviamente del lavoro che farà la magistratura, io mi auguro che questo avvenga nel più breve tempo possibile per consentire di fugare ogni dubbio ovviamente sul lavoro di Lella, di Raffaella Paita, e continueremo ovviamente a lottare per vincere le regionali anche qui.